Ciao. Ciao. Oh, quasi in sincro oggi. Oggi siamo tornati in un nuovissimo video su Minecraft. E quest'oggi siamo in una strada. Siamo esattamente in un'autostrada che ci porterà verso il nostro viaggio dei sogni, ovvero verso l'isola andiamo che non c'è. Sulla luna. Non andiamo sulla luna. La luna non credo che sia raggiungibile tramite l'autostrada. Andiamo a comandare. Andiamo col trattore in tangenziale. Va bene. Siamo in un parkour particolare su una strada in cui i checkpoint saranno le varie miglia, ovvero tipo i chilometri americani. Possiamo definirli così. Quindi ma noi iniziando fine, lì c'è la fine, ma noi iniziamo dal miglio numero 1. Io vorrei, vabbè niente, ho già iniziato. Andando andiamo avanti ti dice che tu sei il miglio numero 0. Il nostro obiettivo è quello di andare ad effettuare più miglia del nostro avversario nel tempo limite. Ma fa parkour, non possiamo correre, basta. Prova a correre. Vedi cosa succede. Dobbiamo no, muovere. No, guarda, sto bene così io sinceramente. No, no, ma se provi secondo me magari puoi sperimentare qualcosa di incredibile. Davvero, sto benissimo io. Vabbè, comunque il nostro... E vuoi morire? No. Buona fortuna, rifatti il parkour. Il nostro obiettivo è quello di fare più miglia. Tipo, guardate, io ora sono al primo miglio già effettuato. Loco, invece, cosa è successo? È rimasto lì indietro, che purtroppo è caduto l'ultimo salto. È successo un casino, sai perché? No, secondo me hai laggato, hai fatto qualcosa che non dovevi fare. C'era un incidente. Ok, ho capito. No, quando succede, te lo giuro, io impazzisco. Proprio urlo. Non regenero neanche vita, quindi se mi picchi mi puoi uccidere alla lunga. Mi piace. Ok. Oh, Loco Loco si è raggiunto il mio numero 1. Dico, ma sei ancora qua te? Ma scusa, ho avuto problemi. Cioè, hai avuto tutto il tempo che volevi, sei ancora qua. Allora, a parte che ti ho un po' aspettato, ma poi ho avuto... Ma dove sei passato? Ah, sul cartello dici che bisogna passare. Ma sei scarsissimo, Nico. Sono caduto due volte. Allora, non ma avevo capito. Ma sei scarsissimo. Non avevo due capito che si dovesse passare sul cartello, essendo che nel cartello era presente un'indicazione stradale di curva. Ok, qua c'è... Non rispondo, Nico. Godo. Non lo so, ma godo. Oh, Maron, questa è l'autostrada. Hai pagato il casello. Guarda quanto vai veloce se paghi il casello. Mamma mia, 130. Qui anche di più, 130 è il limite. Oh, quasi curva. Eccoci qua. Ti raggiungo. Ah, ok, sei dietro di me. Ok, tu fai un salto? Hop, fatto. E ora? Hai saltato. Non era quello il salto, Nico. Ma io ho saltato. Fai un salto, fai tanti saltelli. Salta Rospo, salta anche Giuliana. Chi Giuliana non salta? È un figlio di Giuliana. Eccoci Giuliana qua. Salutiamo tutte le Giuliane che ci seguono. Ciao Giuliana, è un bellissimo nome il tuo. Ok, hai passato il livello, puoi continuare. Molto bene, quindi il casello è stato pagato e siamo al miglio 3 del nostro viaggio. Ora ho speso 120 euro. Vabbè, tanto paghi tu. Allora, oggi, ora in realtà, visto che siamo in un viaggio inoltrato, nei viaggi di famiglia ci sono le canzoni. Quindi, che canzoni mettiamo in radio? Mi piace, mettiamo i pinguini. I pinguini, no, i pinguini non mi voglio ascoltarli adesso. Come no? No, no, qualcos'altro. Mettiamo Shakira. Prego, riproduci pure Shakira. Twingo, sì. Rolex. Credo che dica anche altro. Non credo che dica solo questo. Canto una bella canzone del 2009. Whenever, wherever, we're meant to be together, I'll be there, you'll be me. Ho smesso di... Ma anche tu non riesci ad andare avanti dal mio numero 4, vedo. Dai, zitto! No, ma anch'io sto avendo problemi, stai tranquillo. Però zitto, bisogna soprano invocare... bisogna invocare il soprano, il sovrano, soprano, supremo. Soprano. Porca miseria, oggi dico parolacce, eh. Il sovrano soprano supremo, per che sembra uno scioglilingua, è un'altra canzone. Per me sì, è un... Puoi dire sovrano soprano supremo? Il sovrano soprano supremo. Vabbè dai, neanche troppo male. Sul remo. La canzone che ti canto io è... Baby, I'm a firework. Non pensavo... No, perché è un remix, è un remix fatto da me da piccolo, okay. Perché da piccolo dovevi sapere che ero un soprano, quindi cantavo molte canzoni un soprano. No, non che sono collocato sopra un ano, ma nel senso che nel senso che è proprio una voce, un tono di voce, un tono vocale molto alto. Ok, con la nota acute, sì. No, è proprio quelle, Dai, basta. Fatti i cavoli tuoi. È 40 minuti che faccio questa cosa, fammela finire. E dai, non stancare. Ehi, hai stancato? Ehi. Sei zitto e muori. Basta. Mamma. Sei un cosiddetto dito. Dito nel soprano. Sono un dito. Un dito nel soprano, ecco, l'ho detto. Basta. Riusciamo ad andare avanti, che entrambi siamo bloccati in sto. Citiamo? No, io voglio farlo questo. Ce l'avevo fatta. No, scusa, allora cito anch'io lo Stage 4. No, no, io cito. No. No, io non faccio queste cose. Buona che.
Vabbè, l'hai deciso tu questa cosa, io non lo so. Comunque, stage 5 su 15 vuol dire che siamo a un terzo del viaggio. In questo momento, di solito nei viaggi si inizia a dire cose tipo quanto manca? Quanto manca? Ecco, Loco è il palese. Quanto manca? Personaggio. Il palese personaggio da sopprimere quando si fa. No, ovviamente scherzo. Il personaggio da. No, io sono quello che si mette le cuffie e si ascolta la sua musica. Ok, bene. E allora guarda fuori dal finestrino mentre si immagina lui che corre e salta. Quello credo sia un problema. Però. Cosa dici? Che tutti da piccoli ci immaginavamo noi fuori dal finestrino che corravamo. E saltavamo. Esatto. Io non l'ho mai fatto. Non so, voi nei commenti. Hai avuto un'infanzia orribile, Nico. No, fatemelo sapere nei commenti se magari voi da piccoli guardavate fuori dal finestrino mentre andavate in vacanza e sognavate di correre e saltare. No, ma io. No, io anzi, da piccolino avevo tipo un mini computer e nei viaggi lunghi i miei mi davano un film da guardare. Molto, molto. Ah, c'avevo anch'io che si collega, che si attaccava sopra il coso. Era bellissimo. No, il mio era proprio un mini computer. Proprio un mini computer. Ma c'avevo anch'io, sì. No, non si attaccava da una parte, era un computer. Basta. Mi sa che ci terrò questo livello. Anch'io. Va bene, citiamolo entrambi a sto punto. Non guardate, chiudete gli occhi e ovviamente questa cosa noi non l'abbiamo fatta. Oh, miglio numero 7. Eccoci qua. Questo qua è il miglio metà del viaggio e il miglio dedicato a Marci. Quindi in questo momento parleremo soltanto come parlerebbe Marci. Come? Burloni. Burroni. Burroni. Siamo in un burrone. Vedi? Questo è un segno. Ok? Easy, questi salti. In Texas, non in California, dove siamo? Stiamo facendo una vacanza per attraversare le. Mi ha colpito un minecart. Vabbè, facciamo che non parliamo come Marci, perché sono in difficoltà. Ho non capito so come, come parla Marci. Come parla Marci? Loco, sei bresciano. È vero, ma dal tuo carta d'identità c'è scritto che sei bresciano. L'ho visto anche io. Io non sono bresciano. Ma sei nato a Brescia, c'è scritto nella tua non carta d'identità. Non sono bresciano, abito a Bergamo. Io allora, sono le cose sono due. O hai falsificato la tua carta d'identità, in questo caso stai declarando allora, un reato commesso. L'ospedale più vicino si trova a Brescia. E vabbè, non nascevi. Sono bresciano. Eh sì, scusa, dove nasci che conta? Non è che se mia madre ha partorito mentre in vacanza a Napoli sono napoletano. E invece funziona così. No. Perché le persone incinta quando stanno per partorire non vanno in vacanza? Per questa ragione. Non lo sapevi? No. Secondo te perché alcune persone fanno tipo nascere il proprio figlio negli Stati Uniti da Merck? Ma dipende in che stato siamo, perché dipende dalla legge dello stato. E la legge la conosci? Tu sei bresciano, se basta. Nasci in uno stato, non è che sei di quello, sei di quella nazionalità per forza. E invece sì, No, non è così. E puoi scegliere. No, io sono il mio numero 9. Non so dove tu sia, ma ti credo molto lontano dal mio raggiungimento. Ok, quindi sei indietro di un miglio, va bene. Al miglio numero 9 siamo a due terzi del viaggio circa. Quindi in questo caso si inizia ad accusare un pochettino la fame. Solo che io sono uno di quelli che dice no, ecco qua che ti sbagli. Perché io sono della scuola del non ci si ferma, arriviamo prima e mangiamo quando arriviamo. Io vado al mio autogrill e mi prendo il mio camogli che è buonissimo. Il tuo? Il camogli. Cos'è un camogli? Non sai cos'è il camogli? No, non so cos'è se è un camogli. Camolvi? È una focaccia con prosciutto e fontine ed è buonissimo. No, ok, salto e saltino. E siamo al miglio undicino. Ah, ma in quel paese slime block. Ah, quel pezzo lì è difficile. Cos'è sta roba? Ma che cos'è appena successo? Nico, sei morto per caso? No, ma non ho capito come si fa quella parte, sono davvero confuso. Ah, ma ti ho superato per caso? Sì, vabbè, adesso voglio vederti. Adesso voglio vederti fare. Quanti morti hai, Nico? 30. Tu? Come 30? 42. Perché fai cacare, allora? Adesso voglio vedere. Porca miseria, adesso voglio vedere come fai la parte dopo, perché è difficile. Op, non saltino. Ci vuole niente. Ma guarda, Nico, che mi ha spinto giù. Sì, voglio vederti. Dimmi quando arrivi. Ho superato arrivi le case io. Dimmi quando arrivi alla corda. Sono alla corda. E dimmi come va. Fa male la corda. Tutto bene. Ma come si salta, scusa? Ah, non ce l'ha fatta a fare la corda. Scusa, non ho capito come si fa. Neanch'io. Perché parli così adesso? Perché sto imitando te. Io non parlo così. Come no? Ovviamente, non sapendo completare il livello, lo si cita. Checkpoint 1 di 1. Ok, abbiamo un checkpoint. Ma possiamo proseguire da questa parte tranquillamente. Press the button to. Eccio! Cosa? È appena esploso. Ma che cosa è appena successo?
I don't know. Sono così confuso da colpirmi da solo. Dobbiamo scendere al volo. Lasciarci... Esatto, dobbiamo scendere al volo. No, è difficilissimo. È difficilissimo. Imis mos. Madonna, ma c'è un lag incredibile qua nel mio cervello. Eccolo. Easy per Nico. Nico 3005 is the king of the way. Fatto. Ezza anche per loco. Aia. Ok, secondo temptation. Secondo temptations. Now I'm going to... Quando si arriva... Cosa Nico, cos'è che hai detto? Non ti ho sentito bene. Quando è che si arriva? Dov'è che si arriva? Dicevo, quando si arriva quasi alla fine di un viaggio, è normale essere un po' stanchi. E in questo momento si iniziano a farneticare cose strane, tipo... Ma lo sai che io sono... Sto guidando bene io. Sto guidando molto, molto bene. Come sei arrivato bene. Lì, di preciso tu? Con la mia potenza assurda. Vabbè, non puoi neanche dire che ho citato perché si vede in chat se citto. Meno male, una volta che si vede. No, ma io non citto mai. Salto, saltino. Io non citto mai. Questa cosa. Salto, saltino, sono il tuo vicino. Oddio, ti prego, no. Oppela, eccoci qua, dai, non era impossibile, effettivamente, è molto semplice. Ora siamo quasi arrivati a destinazione, ovvero la montagna in cui andiamo a sciare. Andiamo a sciare, ovviamente. Al mare. Non ho mai detto questa cosa io. Credo. Ma volevo andare al mare io. Non mi va di andare al mare. Ho lasciato l'inverno, ho sciato. Volevo andare al mare, è quasi stato, ma era arrivando il caldo. Perché sei al miglio 13? Come hai fatto? Aiuto. Perché io sono forte. Adesso che scarso. Siamo in zona montagna si può parlare. Perché sento cose che si rompono? Lo vorrei sapere anch'io. Io so solo che tu hai rotto. Dov'è che è meglio? No, checkpoint. Torno a casa, this way. Ho fatto pit stop in una casa. Ah, stai rubando. Non devo lasciare la barca. Nico, c'è un... siamo sulla barca. Che vuol dire siamo sulla barca? Siamo sulla stessa barca. Ma che stai di? Ma siamo ho dentro... Ho capito la barca. Che barca? This way. Di barca. Sono... Entrance. Ah, e che c'è di difficile? Sei... Perché sei morto, Nico? Non lo so. Scusami, ero distratto un attimo. Ma cosa... Ma tu sei andato avanti? Io non capisco qual è la zona giusta. Ma dove sei, Nico? Nella barca. Quasi. L'hai già superata tutta? No, non ho capito cosa devo fare. Devi fare il percorso di barca. L'hai fatto? Ah, ma allora è easy. Pensavo dovessi fare chissà che course. Ma è difficile, è molto difficile, ti avviso. Ah, va, guarda. Mi chiamavano il pro di Mario Kart. Ok, guarda che curva. Guarda che curva. Altro che la Formula 1. Ok, zitto, Nico, stai zitto, fatto! Ma tu sei andato molto lento, io ti ho recuperato, buongiorno. Exit, miglio 14. L'ultimo miglio alla fine del nostro viaggio traumatizzante. È arrivato quasi. Nico ha davvero vinto. Hai finito di farmela? Ho perso. Nico ha davvero vinto un parkour, non ci credo. Non è possibile. Oddio. Che Nico vince un parkour. Get snowball. Cosa vuol dire get snowball? Devo fare così? Nico ha davvero vinto il parkour. Ma non è vero. Non ci posso credere, Nico ha vinto il parkour. No, sono caduto. Allora ce l'ho fatta. Molto bravo. Mi fa con la snowball. Devi lanciartela in testa. E una volta lanciata in testa. Come no, devi fare click. Se tu fai click sbagliato. Lanci la snowball. Ma la sai una cosa divertente? La cosa divertente è che Nico 3005 ha vinto. Nico ha vinto un parkour. Solo perché hai citato, ovviamente. Grazie ragazzi. Grazie per questo video. È stato un bellissimo viaggio. Spero di fare un altro con voi. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Buon Natale a tutti e felice anno nuovo. Allacciate la cintura. Anche se ve l'ho detto all'ultimo. Forse devo dirlo lì. Ciao.